Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Andare alla periferia, portare, cioè, il dibattito, il discorso dove c'è maggiore interesse. Le città sono alienanti, le città sono dispersive, non si riesce a incontrarci, non si riesce a fare nessun discorso perché tutti corrono alla ricerca affannosa del denaro che ne serve moltissimo, mentre invece quando si arriva così in provincia c'è una maggiore dose di calma, una maggiore dose di disponibilità. E questo l'hai potuto osservare anche tu durante l'inaugurazione della mia mostra, dove c'è stato un bellissimo dibattito, una cosa interessante che è durata fino alle 11 di sera, cosa impensabile a Roma o a Milano, dove io ho fatto decine di mostre, e anche a Parigi, perché anche là in fondo tutti scappano di corsa. Bene, cioè, vuoi dire che tu sei uno di quelli che non è andato via dalla Sardegna per apprendere dall'uomo bianco come si fanno certe cose, ma sei andato via con un mestiere che ti sei acquistato qui, con tutte le limitazioni che possono esserci di vario tipo, anche l'isolamento sicuramente entra in qualche modo. Va bene, è la prima volta che capita a Radio 24 Ore, o perlomeno in questo mio programma, una dichiarazione di questo tipo. In genere tutti noi ci lamentiamo di queste cose, diciamo che si sta male in quanto isolati, non c'è confronto, mancano le strutture, eccetera. Tu dici invece che è una questione di sacrifici. Ecco, vediamo un po' come si potrebbero fare questi sacrifici. No, ma volevo anche prima di affrontare il problema dei sacrifici dire ancora qualche cosa per quanto riguarda questi artisti sardi che sono in giro per il mondo e che tutti, consapevoli o no, portano in sé questa, nella loro opera, questa matrice proprio che viene da un'indagine e da una correlazione precisa con la terra sarda. Non so, faccio, per esempio, ultimamente ho incontrato Nivola a Roma e così ho scoperto che nonostante la sua età, lui è della generazione precedente alla nostra, è vero? Quindi è una persona già matura, un uomo che ha vissuto in America, eccetera, eccetera. Comunque è molto presente questa matrice di cui parlavo io, quella che mi ha dato la possibilità di dare vita a una indagine, a un discorso, e che quindi la ritrovo poi sempre e dappertutto. Ora, i sacrifici certamente che si debbono fare in Sardegna non sono, secondo me, non sono diversi da quelli che fa un altro artista in altre situazioni, perché ci sono dei fatti positivi e dei fatti negativi. Parlavo stamattina con Luciano Muscu, il quale vuole andare a fare un'esperienza a Milano, e gli dicevo: caro, non credere che sia così, appena arrivi a Milano, che si presenti una situazione molto facile o comunque che immediatamente la bacchetta magica tocca le tue sculture ed esse diventano importanti. Non è qui il discorso è che tu sei radicato con una matrice, diciamo, di tipo naturalistica, le tue sculture sono un poco antropomorfe, un poco, diciamo, risentono di questo vento, di questa erosione eolica della roccia, e quindi c'è una matrice proprio che tu devi portare a Milano. Allora, a Milano c'è la nebbia, devi stare attento, può darsi che queste tue sculture diventano di plastica, insomma, no? Ecco, questo è un pericolo, per esempio, perdere la propria matrice e quindi la propria ricerca e ristrutturare tutto, e quella è una violenza. Cioè, ci sono tanti problemi. Ecco, io non consiglierei più, come invece feci io nel 68, non consiglierei più oggi a trasmigrare, se non a fare dei viaggi, dei lunghi soggiorni nelle capitali dell'arte, per esempio a Parigi, per esempio, molto più che a Milano e a Roma. Ritengo Parigi poi in questo momento sta riprendendo con Saint-Beaubourg una grossa funzione, i francesi hanno centrato in questo elefante, diciamo così, molte delle loro speranze per la rinascita dell'interesse artistico e quindi la supremazia artistica in Europa.
ne hanno tutte le carte, è vero, per poterlo fare, penso che lo faranno anche bene, e quindi è un momento opportuno per i giovani, per tutti quelli che lavorano in termini di arti figurative, andare a Parigi, ecco, questo direi. Poi anche la parte, diciamo, dell'Olanda, io ho trovato molto utili i viaggi e le mostre che ho fatto in Olanda, a Rotterdam, ad Amsterdam, a L'Aia, sono centri molto vivi dove così si rincorrono continuamente tendenze espressioniste, tendenze gestaltiche, geometriche, e quindi ci sono convivenze strane come noi non possiamo magari immaginare, insomma, no? E invece questo dovremmo cercare di fare, far convivere anche qui in Sardegna le diverse esperienze, rispettando, vero, le varie tradizioni, le varie attitudini che ciascuno ha al discorso, e non la provincia, Tonino, secondo me, è quella cosa per cui va soltanto una cosa e non tante cose, ma dove manca la polivocità. Allora, dove manca polivocità è provincia, ma può essere anche 50 milioni di abitanti, cioè è un'attitudine mentale al dialogo, alla transazione, quella che noi chiamavamo, ti ricordi, transazione, e che è veramente era una cosa che io reputo ancora molto molto intelligente e molto valida ancora oggi. Sì, prima di chiederti in che modo tu non hai perso la tua matrice, e prima di chiederti cosa intendi per questa tua matrice, tanto per essere chiari nel discorso, vorrei che precisassi un po' meglio questo tuo concetto di attitudine. Ecco, non vorrei per esempio che si fraintendesse, se ho capito bene il tuo discorso, che attitudine a conservare le proprie radici o comunque il proprio mondo, anche di tipo naturalistico, il vento che soffia sulle rocce, come dicevi per Luciano Muscu, non si interpreti come una conservazione di valori vecchi, ammuffiti, e di valori che forse magari non sono neppure mai esistiti, tanto per intenderci. No, scusa, se ti interrompo, sì. non ti lascio andare avanti perché non è questa la cosa che volevo dire. No, evidentemente, per quanto due mi pare sono le tue domande, e rispondo molto volentieri. Dunque, una è in quale modo io mi sento le radici, cioè il mio lavoro. No, aspetta, questo preferirei che rispondesse dopo, perché mi pare un discorso, sì, abbastanza importante, e proporrei prima un minimo riposo, però prima di uno stacco, sì. Ecco, vorrei che precisassi questo concetto di... Il concetto è quello dell'ambiente, no? Sì. Cioè, siccome Picasso diceva l'ambiente è un mostro, bisogna stare attenti all'ambiente, eccetera, eccetera. Ora, evidentemente un artista che è nato in Sardegna, che si è formato comunque culturalmente in Sardegna, è anche figlio di questo ambiente, però può essere figlio anche in termini non naturalistici, oppure può essere anche in termini naturalistici. Basta superare certe dicotomie, superare certi fatti e sfruttare al massimo ciò che di positivo vuol dire questa cosa, cioè l'alienazione che corre dentro le file di tanti artisti che deambulano per il mondo e non hanno una radice e non riescono a lavorare per questo, perché oggi fanno una cosa, domani fanno un'altra, senza una continuità, senza una logica dello sviluppo, e quindi senza un'indagine psicologica in profondità, e perché questo, tu sai, essere il nostro lavoro, in fondo noi siamo degli scopritori di noi stessi, quindi è molto ostile questa cosa, è molto difficile ritrovarsi dentro con tutte le cose. In questo senso dicevo che bisogna essere oculati nella scelta delle iconografie che forse molte volte si prende a prestito senza essere mediata, mentre invece una iconografia che nasce da un'indagine, da una ricerca, ecco, quella può essere un'iconografia figurativa, può essere naturalista, può essere astratta, può essere geometrica, non ha importanza, purché sia mediata, purché sia vissuta. Ecco, per viverla, secondo me, occorre avere un minimo di radici, altrimenti non si può vivere. Sì, sì, credo di aver capito benissimo, mi auguro che abbiano capito un po' tutti. Adesso mandiamo uno stacco musicale e poi nel frattempo ci fumiamo una sigaretta. Sì. Bene, allora riprendiamo questa storia delle matrici. Tu sei conosciuto dappertutto come il pittore delle O, anche se so benissimo che non si tratta di una O alfabetica, ma di un segno, di questo parleremo dopo, casomai. Conosciuto come pittore che è da definirsi, in termini molto generici, se vogliamo, astratto. Ecco, com'è che è possibile rivedere nelle tue opere, nel tuo comportamento di artista,
queste matrici, queste origini, questo essere vissuto in Sardegna, questo esserti formato in Sardegna? Dunque, io adesso mi fai una domanda personale, quindi anche se così... Beh, sei qui per parlare di te. Mi secca un po' parlare di me, no, preferirei parlare più in termini generali. Ad ogni modo, bisogna che parli di me. Io non ho mai dipinto, anche quando facevo figurativo, non ho mai dipinto la Sardegna come un paesaggio così, una specie di locus silvestre, no? dove è tutto bello con gli alberi, gli ruscelli e le cose tipo 700, neanche impressionista. Insomma, la Sardegna è una terra particolarissima, una terra dura, fatta di tagli, fatta di orizzonti, fatta di bianco e nero, insomma, di negativo positivo, no? Di luci e di sole fortissimo, di ombre lunghissime, profonde. Ora, mi sembra che qui si sia equivocato quando si è parlato di pittura figurativa, pittura naturalistica, pittura astratta, cioè, in effetti, l'iconografia che si sceglie normalmente bisogna che sia mediata e che sia vissuta nell'ambito di questo ambiente. Allora, non mi pare che ci siano molti pittori sardi o che ci siano stati molti pittori sardi che abbiano saputo interpretare la natura, sia pure figurativa, sia pure naturalistica, della Sardegna. Ne conosco uno, per esempio, che io stimo moltissimo, che è Nino Dore, che anche lui vive a Roma, il quale ha saputo fare questa operazione di vedere la Sardegna orizzontale, la Sardegna così violenta, con questi segni così forti, così duri, così, direi quasi innaturali, perché un albero che cresce orizzontale invece di verticale, permettimi di dire che è un'anomalia. Insomma, in Sardegna gli alberi sono orizzontali, crescono piegati dal vento. Quindi, come si possa dipingere in Sardegna degli alberi, dei frassini o dei cipressi altissimi alla moda toscana, non l'ho mai capito. Eppure ci sono molti pittori sardi che hanno fatto questo. Evidentemente questi pittori sardi hanno ricreato dei falsi in atto pubblico, copiando delle cose che invece erano pertinenti per altre regioni dell'Europa. E quindi non c'è una lettura in questi termini. Un altro artista che ha saputo interpretare l'iconografia sarda nei termini del segno, nei termini dello spazio, nei termini del colore, è stato Mauro Manca. Tutti ricordi, una stagione informale, lui era riuscito a cavarne fuori dalle pietre addirittura, proprio delle superfici quasi lunari, come sono tipiche di certe parti, per esempio, lo so, del Montiferro, della Nurra o della Trecenda, no? Che si sono proprio spiccicate lì questi qua. Per esempio i campi di grano dove la terra si spacca d'estate per la troppa calura, e sono dei craché che oggi Burri fa e probabilmente non, senza rendersi conto che fanno parte della natura, fanno parte di un'iconografia naturalistica. Il discorso poi, e quindi l'interpretazione di questi segni, di questi bianchi, di questi scuri, è stata un po', senza forse che io me ne accorgessi, la matrice della mia ricerca. Ecco, io sento il bisogno di chiarire ancor più questo che tu dici, che peraltro è molto chiaro, ma cerchiamo di ridurlo come consuetudine di questa rubrica ancor più in soldoni. Ecco, molti artisti che passano per artisti tipicamente sardi sono quelli che in particolare sono vissuti nei primi decenni di questo secolo. In realtà erano artisti che utilizzavano una mediazione che non era quella sarda, ma un linguaggio, tanto per essere più chiari, che non era quello sardo, ma un linguaggio che veniva per molti di loro, per esempio, dalla Toscana, che veniva da una iconografia rinascimentale. Ecco, questo linguaggio preso in prestito, diciamo, dalla cultura non più isolana, ma cosmopolita, è stato tutto sommato, tu dici, un impedimento a questi artisti a una lettura corretta di ciò che è la Sardegna. Per adesso tu hai espresso un aspetto che è quello proprio della natura sarda, quindi la terra, il sole, eccetera. No? Beh, sarebbe già sufficiente. Ecco, la tua matrice parte da questo tipo di contatto, è un tipo di contatto, diciamo così, naturalistico. Ma dunque, la mia matrice parte da un contatto di tipo naturalistico, perché credo che sia
erano abbastanza conosciuti qui in Sardegna, i miei quadri del 58-59. Nel 60, nell'anno 60, io ho creduto opportuno di svecchiare il mio alfabeto e quindi di astratizzare, diciamo, dalla natura delle forme. È stato in quell'occasione, e facevo ancora la pittura naturalistica senza saperlo, perché logicamente il cammino è difficile. Ti riferisci al tuo periodo informale? Al periodo, diciamo, pre-informale. Il primo periodo, diciamo, che è quello che io chiamo grammaticale, cioè quei segni, ti ricordi quella mostra al Portico Sant'Antonio che avevo fatto con quei segni un po' alla Miro, così c'era questo mondo mediterraneo, quella che fu così aspramente criticata da Francesco Masa, allora ci fu quella polemica, non so se tu ti ricordi. Sì, ricordo tutto perfettamente. Oh, ecco, per esempio in quei quadri lì ci sono delle volute, dei punti, dei segni, dei trattini, delle specie di virgolette che io ritrovavo proprio nella natura, nelle forme degli alberi, nelle forme delle chiocciole, per esempio, nelle forme che però rimanevano in me inconsciamente. E al momento in cui io mi sono messo di fronte alla tela bianca pensando di fare della pittura astratta, in effetti io proponevo veramente una visione naturalista del paesaggio sardo. Sì, cioè non facevo una pittura astratta. Ti portavi un carico di immagini che in qualche modo ti condizionava. Ecco, hai capito? Ecco, quindi quella mostra lì io non la chiamerei, sì, la posso chiamare astratta, ma astratta dalla natura, cioè un'astrazione dalla natura, una voglia di ridurre in essenza la natura, quindi togliendo tutto il barocchismo, tutta la letteratura, tutta la poesia, diciamo, deteriore, mistificatrice, quella d'annunziana, che facevano parte di questa nostra cultura che bene o male abbiamo anche respirato. Sì, sì. Quindi ero ridotto all'essenziale queste forme. Ecco, da queste forme, poi, essenzializzando maggiormente negli anni 63, 64, 62, e con l'intervento dell'esperienza informale, che peraltro io ho fatto in termini molto diversi, perché non sono mai stato un pittore materico, sempre ho lavorato su minime variazioni di materia, più per esempio sulla forma di questa materia. Ti ricordi? Lasciavo gocciolare l'olio molto liquido sulla lastra, sul castello avevo studio, no? E poi imprimevo sopra il foglio di carta assorbente questa cosa. Mi interessava, cioè, il disegno più che la materia, altrimenti avrei fatto, non so, delle hot pat, come era di moda allora, da Fautrier, no? Sì. Bene, e allora strutturando e indagando queste macchie, questi segni, attraverso delle esperienze abbastanza insolite, come quella di far cadere una goccia sopra un foglio di carta, vedere che cosa succedeva, eccetera, eccetera, a una certa altezza, è nata questa ellisse, questa forma che tu e tutti chiamiamo O zero, come dice Sefor nella presentazione della mostra, ma che in effetti è una forma, ancora una volta, che viene dalle prime esperienze che facevo di che cosa? Della natura, sai? Sì, sì, ho capito perfettamente. Bene, adesso io direi di lasciare riposare ancora i nostri amici con un intervallo musicale, e riprendiamo fra qualche minuto parlando adesso più precisamente di quello che fai adesso, di come ti va, eccetera. Sempre Arte 24, Tonino Casula e Ermanno Lenardi ai microfoni di Radio 24 Ore. Allora, Ermanno, vediamo di raccontare ai nostri amici in ascolto qual è la storia, l'evolversi di questa tua famosa, ormai famosissima O. Dunque, tante volte me l'hanno chiesto in tutte le parti d'Europa questa storia della O. E per me invece non è una O, cosa vuoi che ti dica? Rimane sempre questa ellisse e questa, così, questa invenzione presa quasi a caso dalla sovrapposizione di due macchie, e comunque adesso ormai esiste e si può chiamare anche O, come dici tu. L'importante non è il segno, evidentemente, come io l'ho scelto, come alcuni hanno detto io sia stato scelto da questo segno. L'importante, secondo me, è il discorso che sta in perfetta, così, lettura tra lo spazio che contiene il segno e il segno stesso. Quando io determino uno spazio, quando decido di invadere la tela con questo segno, evidentemente non faccio un'operazione grafica o pittorica soltanto,
ma ne abbiamo parlato con te tante altre volte, di questo impegno di ordine sociale, di questo impegno di ordine etico, no? E allora lo sviluppo della O è un po' lo sviluppo dello spazio mentale di ciascuno di noi. E quindi la pittura da astratta è diventata concreta. Concreta, come dice Max Bill, è la concretizzazione di un'idea che è sempre poi di ordine filosofico, no? Cioè, quanto più lo spazio mentale, lo spazio psicologico nostro è dilatato e dilatabile, tanto più sarà possibile una convivenza più civile e maggiore nella società, e quindi la creazione di quella che Mukhalovskij chiamava la coscienza collettiva. Ora, evidentemente nell'arco della mia ricerca, questa mostra è molto chiara perché sono riuscito con questa splendida galleria a trasportare così le indagini dal 1973 fino ad oggi, che secondo me è la parte più interessante, perché precedentemente io mi preoccupavo molto di risolvere alcuni problemi tecnici, come tu sai, smalti, non smalti, acrilici, olio, quello che... Beh, poi dopo il 70 invece tutto è partito. Questo devo dire, sono stato aiutato anche molto dall'aver visto certe cose, certi metodi di lavoro fuori, eccetera eccetera. Quindi dicevo, l'ambientazione di queste O in questo spazio corrisponderebbe a una sorta di messaggio verso gli altri, già che io non credo all'operazione introdotta, vero, come fatto soltanto proprio, quindi una esperienza esistenziale propria, però che va immediatamente fruita da altri, no? Immediatamente proposta agli altri. E quindi questo spazio diventa uno spazio diciamo di tutti. Ecco per cui quando mi si chiede che cos'è questa cosa, che cosa vuol rappresentare questo spazio, io rispondo con una domanda. E a te che cosa dice questo spazio, questa O? Perché la bellezza della risposta che normalmente viene, sempre, quasi sempre fragrante ed ingenua, mi commuove, cioè mi commuove questa lettura diversa che viene fatta o dal giovanissimo o dalla persona anziana o persona matura. Ci sono state delle letture di questo mio lavoro le più disparate possibili, e io reputo che possano convivere benissimo queste letture, purché siano sempre frutto di una speculazione e non di un fatto estetico soltanto. Con speculazione in termini filosofici, esatto, ovviamente, precisiamo, perché pensasse che ti stai arricchendo. No, quello, per carità, non facciamo questo discorso dei soldi, perché veramente se no inquiniamo tutto. Va no. Bene. No, il problema è di speculazione filosofica, speculazione mentale, perché ripeto, nell'osservare queste tele, queste o, la gente legge. Certo, la lettura che io vorrei dare è quella che io do, però è una delle tante possibili, non è che la sola, è che il messaggio dovrebbe essere di essenzializzazione, scusa, perdonami, portare al succo del discorso con meno aggettivazioni possibili. Cioè noi italiani, noi latini siamo ridondanti, siamo barocchi, diciamocelo francamente, no? I popoli nordici sono più pragmatisti, più concreti nelle loro cose, hanno degli altri difetti, però questo non ce l'hanno. E noi quindi quando vediamo un quadro, una volta mi ricordo un aneddoto molto bello, qui a Cagliari un avvocato aveva sentito parlare dei miei quadri bianchi su bianchi eccetera eccetera, era andato da un gallerista qui di Cagliari e questo gli aveva mostrato un mio quadro, ed era una cosa su carta, carta su carta, bianco su bianco, di difficile lettura visiva. Allora lui disse: ma noi non c'è nulla, dice, qua non c'è niente, da voi come faccio a comprare questo quadro? Da voi a Calasetta dicono un ghe travaggio. Travaggio, no? Cioè lui diceva: ma qui non ha fatto niente questo artista, dice, lei è tanto bravo, tanto noto, ma qui non c'è niente, come posso, perché? Oh, pensare che aveva un precedente storico, la famosa O di Giotto, che era tanto. Quindi a un certo momento, perché? Perché l'essenzializzazione, vero, in questa indagine di essenzializzazione sono bandite le aggettivazioni, cioè i vari colori, le varie cose, le varie forme, che possono indurre, distrarre comunque dal nocciolo della questione, dal messaggio di tipo spaziale, segnico spaziale.
Bene, senti Ermanno, in questa tua ormai abbastanza lunga carriera, diciamo, in questo tuo impatto continuo con mondi diversi, te ne saranno capitate di cotte e di crude, com'è che sei stato accolto? Dunque, guarda, hai delle cose da raccontare? Sì, va bene, questo adesso non è che posso raccontare tante cose che sono successe, ma evidentemente cioè io ho notato una cosa, che le abitudini di fruire l'arte sono diverse in funzione della latitudine, cioè più si va verso il nord e più si diversifica questa fruizione. Mi ricordo, per esempio, per dire un esempio soltanto, all'AIA, quando inaugurai la mia mostra personale alla Galleria Nouvelle Image, e fu una gradita sorpresa. Io e Maria Rita, mia moglie, andammo alle ore 18 circa all'inaugurazione, e i proprietari della galleria avevano invitato un violinista, un anziano violinista molto romantico, con i capelli così, un grande olandese, molto con i capelli tutti sulle spalle, il quale ad introdurre la mia mostra suonò Vivaldi in onore di questo pittore italiano. E dopo ci fece sedere, vero, vicini a mia moglie, e come fossimo, mi ricordo, come fossimo stati due sposi, una lunga fila di persone, no, venne a offrire una rosa bianca. È una cosa molto bella, molto strana, molto poetica, allo stesso tempo ringraziandomi, e venne il sindaco, ringraziandomi il sindaco di dell'AIA, che questo pittore romano era venuto da Roma a portare questa pittura italiana in Olanda. Questa è una cosa molto strana, tutti a coppie, ben in fila, molto in riga, no? che io non capivo, perché quelli parlavano olandese, non avevo capito a che cosa si apprestavano a fare, ed erano i collezionisti, gli amici della galleria, che volevano fare un omaggio floreale a me, a mia moglie, e tutti avevano una rosa bianca. Sì, da noi è questione di usanze, da noi si usa invece portare un onorevole, un po' meno allegro. Vabbè. Non in tutti i casi, mio ho fatto la mostra senza onorevole. Vabbè, io sono una cattiva lingua, quindi non me ne lascio sfuggire mai una. Sei birichina. Va bene, Ermanno, ti ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione. Spero di averti tra non molto, e ormai, visto che qui mi dicono che possiamo continuare, abbiamo tempo. Vabbè, vogliamo raccontare qualcos'altro? Io ho un orologio che non funziona, qui invece ne hanno un altro che una sveglia, se sarà meglio. Dunque, io volevo soltanto ringraziare per l'accoglienza calorosa e la bellissima serata che mi avete preparato tu con gli amici, questo ritorno dopo 8 anni, ero qui a Cagliari. Teatro delle mie prime gesta, perché anche io ero abbastanza così, cioè ero abbastanza pungolatore, ti ricordi, negli anni 50 e 60 dell'ambiente cittadino, vero? Ma era giusto, avevamo questo bisogno, questa esigenza, vero, i frutti, perché oggi questa esposizione che io ho accettato con molto piacere, ma che così pensavo non potesse essere capita, o comunque non potesse essere recepita, sulla scorta di quello che erano le mie esperienze del 1961, 62, 63, mentre invece le cose sono cambiate, le persone hanno maturato, i giovani specialmente leggono molto facilmente, e ho trovato un grande successo proprio in virtù di, non tanto del, non credo così, del fatto che le mie opere siano diventate più facili, quanto del problema che qui veramente voi qui in luogo avete fatto un grosso lavoro di svecchiamento e quindi di aggiornamento. Oggi io credo che non ci sia differenza notevole nel pubblico medio, tra un pubblico medio milanese, torinese o romano o parigino, assolutamente non trovo. Le domande che mi sono state fatte qua, le eventuali remore o comunque gli assensi sono dello stesso tipo, ecco, questo io vorrei dirlo per sgombrare l'idea che qui si sia una specie di
di limbo o comunque che ci sia la differenza sostanziale tra la cultura, diciamo, delle grandi capitali e quello che invece voi avete fatto qui, che sta facendo. Cioè dice che stiamo uscendo da questo provincialismo chiuso, come alcuni amano ancora definire. Io credo, io ho avuto questa sensazione, adesso sono pochi giorni che sono qua, però dal primo contatto ho notato così una lettura della mia, parlo riguardo vero all'esperienza sulla mia mostra, che insomma, tu ti ricordi, insomma, i miei quadri erano dileggiati, addirittura c'erano 10 anni fa delle cose così quasi innominabili sono state fatte. Beh, oggi invece è veramente così, è stato molto bello, cioè tutti hanno avuto interesse, hanno goduto, vorrei dire, usare questo termine che mai mi sarei sognato di usare, hanno goduto di questa mostra, e questa è la funzione, no? Sì, io non vorrei essere cattivo, ma siccome abbiamo già detto che sono una malalingua, vorrei chiedere, non ti sembra preoccupante tutto questo? Ma può darsi che sia preoccupante per me, per il mio lavoro, ma non lo so, non ci sono dei parametri a questo punto che possono stabilire bene che cosa è che non va o che cosa va. Io credo che una crisi generale oggi coinvolga tutti, provincia, non provincia, città grandi, città piccole, non credere, Torino, che sia una questione. No, io sono convinto che sia così, cioè così, non è che la Sardegna sia molto più provincia. No, io questo, scusa, lo dicevo perché... Cioè, bisogna finirla, i giovanissimi non hanno più diritto di dire io non posso lavorare perché sto a Cagliari, io non posso lavorare perché sto a Sassari. Non è affatto vero, insomma, oggi come oggi veramente loro possono lavorare e devono lavorare, devono veramente svecchiare e fare le loro esperienze. Certo, è duro e difficile, ma è duro anche a Roma, gli stessi problemi. Io ho i ragazzi, gli amici dei miei figli che hanno 17, 18, 20 anni, che hanno gli stessi identici problemi dei ragazzi che sono venuti qui alla mostra da Cagliari. Io solo per questo volevo dire, capisci? Sì, no, ho capito benissimo. Va bene, questa volta devo proprio ringraziare, perché pare che si debba finire, c'è di mezzo una valanga di microsolco da mandare. Va bene, grazie allora, grazie. Ecco, sono io che ringrazio te. Ciao. Anche a nome dei nostri amici. Arrivederci alla prossima volta. Ciao. Abbiamo trasmesso Arte 24, divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula.